Ciao, ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi è martedì e per chi mi vuole seguire, oggi voglio farvi vedere come realizzo le verdure alla griglia. Verdure tutte di stagione. Abbiamo addirittura le prime pannocchie. Quindi, bando alle ciance, andiamo a vedere subito come si realizzano correttamente, con tecniche giuste, le verdure alla griglia. Come vedete, io ho questa fortuna di avere questo attrezzo che è una piastra da sovrapporre alla mia stufa, alla cucina, e l'ho già messa in funzione, sta già scaldando. Alcuni possono utilizzare anche, si dice in gergo tecnico, la gratella, cioè è una pentola che ha delle scannellature a forma di griglia. Qualcuno a casa ce l'ha sicuramente. Se proprio siete messi male con l'attrezzatura, potete utilizzare la padella antiaderente classica. Non vi verrà la grigliatura, ma l'effetto della grigliatura non ci sarà, però la verdura sarà cotta bene e genuina. Sono state precedentemente lavate e adesso inizio a prepararle per andare in cottura alla griglia. Ho iniziato dalla melanzana, che è quella più acquosa. Quindi formo delle rondelle sottili circa 1 cm. Se avete l'affettatrice potete anche tagliarla all'affettatrice. Una quantità per 2 persone è più che sufficiente. Procuratevi un colapasta come questo e quindi andrò a mettere le mie verdure in questo modo, così, senza aggiungere sale e niente. Poi passo al peperone. Sempre precedentemente lavato, questo ha un altro, è molto acquoso anche questo come vegetale, quindi dovrò tagliarlo come vedete a losanghe. Cerco di aprirlo un po' con le mani e lo metto sempre nel mio cestello. Poi voglio passare alle zucchine. Le zucchine sempre precedentemente lavate, le taglio nel verso per obliquo, vedete? Così è abbastanza gradevole. Abbiamo anche il pomodoro, questo lo taglierò semplicemente a metà e lo andrò sempre ad adagiare nel mio con la pasta. Mettiamo anche un po' di peperone giallo. Questa ci sono due opzioni. Possiamo scegliere se metterla a grigliare interamente oppure se metterla a rondelle, quindi a fette. Quindi togliendo la buccia, perché questa, allora, se avete la griglia con la legna o col barbecue, potete lasciare la buccia tranquillamente. In questo caso io sulla stufa, appunto, di casa cerco di fare delle rondelle, così. Il mio cestino di verdure da fare alla griglia è pronto, quindi posso andare e procedere alla cottura. Una cosa, mettete la piastra o qualsiasi altro padella molto alto, il fuoco molto alto, mi raccomando, fuoco vivo si dice. Poi mettete il sale, io utilizzo il mio perché mi conosce alle erbe aromatiche, e adagiate le verdure. Partiamo con la melanzana. Quando è il momento di girarlo ve lo farò vedere, perché è una cosa che si fa a vista, quindi non c'è un tempo preciso che vi posso dare. Io solitamente cucino una verdura per volta, quindi ora è il turno della melanzana. Salate questo lato e le giriamo, vedete? Iniziano a fumare, ho abbassato ovviamente il fuoco. Guardate com'è bella grigliata questa. Utilizzate sempre o la punta di un coltello oppure anche delle clips. Ovviamente se ce n'è qualcuna che è rimasta poco abbrustolita potete anche lasciarla come questa, la lasciamo un altro po'. Quindi qui altri almeno 3 minuti di cottura,
Dopodiché andiamo a cuocere le altre verdure. Le melanzane che sono pronte le metto a raffreddare in un contenitore, come vedete. Rialzo la piastra, questa è rimasta un pochino indietro, ecco qua. Io le sovrappongo un pochino in modo che continuano a cuocere, diciamo. Ecco qua, aggiungiamo lo zucchino. È il momento delle zucchine, un altro po' di sale. Non vi preoccupate per il sale, perché tanto le verdure sono tutte ricche di acqua, quindi non succede nulla. Siccome abbiamo posto, iniziamo a mettere anche i peperoni. I peperoni mettiamoli dalla parte interna, quindi non dalla buccia, per intendersi. Iniziamo a cuocere dalla parte più acquosa. È venuto il momento di girare le nostre zucchine. Ricordatevi che le verdure non devono essere cotte al 100%, ma devono essere sempre croccanti, eh? Cioè, come tecnica corretta parlo, anche perché dobbiamo ancora prendere le vitamine, appunto, da questo ortaggio squisito che è lo zucchino. Quindi non andiamo a sciuparlo con la cottura scorretta. Questo non è pronto. E qui ci siamo. Il peperone è quello più, diciamo, problematico. Vi conviene anche rigirarlo più volte, anche perché è molto acquoso come ortaggio. Adesso mettiamo i nostri pomodori. E poi le pannocchie. Saliamo. Consumare le mie verdure così semplicemente, le adagio in un piatto da portata. Mettiamoci anche il nostro pomodoro che sta finendo di cuocere. Lo mettiamo al centro. Ecco qua. E la grigliata di verdure è pronta. Possiamo condire con un altro po' di sale e un giro di olio. Quindi, se le voglio gustare così, sono pronte, con un filo d'olio e un po' di sale. Se invece le voglio conservare per qualche giorno in frigo o aromatizzare perché ho una cena buffet in giardino, andiamo a vedere come si fa l'impiattamento. Se invece voglio conservare le mie verdure alla griglia e le voglio mantenere in frigo per almeno quasi una settimana, posso fare così. Prendere aglio e prezzemolo, fare questo fondo aromatico, oppure anche ci sono in commercio questi mix di erbe provenzali. In questo caso io ho scelto il prezzemolo, l'aglio e il finocchietto e aggiungo dell'olio d'oliva. Siamo arrivati alla fine anche della ricetta che vi ho proposto oggi. Spero vi sia piaciuta, se vi è piaciuto mettetemi un like. Io vi aspetto sul canale tutti i martedì. Oggi avete visto come realizzare delle semplici verdure di stagione alla griglia e come presentarle in due modi, o marinate o altrimenti semplici da gustare con un filo d'olio al piatto. Ciao a tutti!